In nostra compagnia il sindaco di Fondi Salvatore De Meo, un'altra manifestazione, questa volta a cura dell'Associazione Giuseppe De Santis, per rivalutare e promuovere la cultura fondana. Sì, un altro evento che ci sta accompagnando in questa grandissima manifestazione che è stata la prima antologica del maestro Domenico Purificato qui al Palazzo Caetani. Questa volta l'Associazione De Santis ha voluto evidenziare il rapporto tra il maestro Purificato e il cinema. Un rapporto intenso, un rapporto che lo ha visto anche protagonista in alcuni momenti, come nel caso delle riprese del film Giorni d'amore nel 1954. Proprio venne così siglata questa collaborazione intensa tra Peppe De Santis e Domenico Purificato. Abbiamo avuto la possibilità di assistere ad un evento importante, io dico, che vede la partecipazione di due sodalizi, quello di riferimento di Domenico Purificato e quello di Giuseppe De Santis. Il connubio ha dato vita ad una eccellente manifestazione, la partecipazione è stata numerosissima e mi auguro che questa sinergia che le due associazioni hanno voluto così provare in questo evento possa replicarsi per arricchire ancora di più l'offerta culturale. Questo è l'invito che io faccio a tutte le associazioni, quelle di Fondi e del Comprensorio affinché si possa arrivare a creare tra loro una rete, un sistema che possa garantire poi al territorio di fruire di un livello culturale molto alto.